La Bibbia dice che prima della seconda venuta di Gesù Cristo sarebbe venuta una grande decadenza. E che il peccato, l'iniquità, sarebbe aumentata. Gesù predisse che negli ultimi giorni il peccato sarebbe abbondato. E lo vediamo chiaramente. E quindi in questo video vedremo dove si sta indirizzando il peccato nel tempo della fine, quale avvertimento riguardo il peccato diede Gesù alla Chiesa nel tempo della fine e come si può uscire dalla dipendenza ed essere schiavi del peccato. Tutto questo sarà trattato in dettaglio. Dio sta suonando un allarme e sta guidando il suo popolo ad uscire da dove sta andando questo mondo. Ci sta chiamando ad uscire dalla dipendenza. Ci chiama a metterlo al primo posto. Dio ci conduce a dimorare in Lui. Lui ci chiama ad un pentimento totale. Satana guida il mondo a inventare nuovi modi di fare il male. Lo vediamo oggi? Beh, ecco un esempio. Lo sapevi che milioni di bambini vanno a prendere prostitute ogni giorno? Lo sapevi? Oh sì, bambini. Ricorda. Gesù ha detto che se desideri nel tuo cuore e nella tua mente è sostanzialmente peccaminoso come se uscissi e lo facessi fisicamente. Allora come fa Satana ad avere milioni di giovani, adolescenti che prendono prostitute mentalmente nelle loro menti? Attraverso i videogiochi. Giochi come Grand Theft Auto, che molti genitori lasciano giocare ai propri figli consentendo all'utente non solo di visitare strip club, ma anche di andare a prostitute e compiere atti con loro. E quindi questo li porta, oltre il semplice fatto di essere uno spettatore della lussuria, questo apre le porte a un coinvolgimento virtuale attivo. E così tanti bramano in un mondo completamente nuovo, diventandone dipendente. E questi sono bambini. Abbiamo esaminato alcuni forum con post riguardo la loro prima interazione con Grand Theft Auto. E molti commenti erano fatti da persone che dicevano di aver giocato per la prima volta quando avevano meno di 14 anni. E questo è solo l'inizio. Mark Zuckerberg ha recentemente annunciato Meta, e come loro hanno investito miliardi per progettare la tecnologia per creare uno spazio virtuale che ti permetta di indossare dispositivi in modo che tu possa entrare pienamente nel mondo virtuale. Ascolta quello che dice riguardo il metaverso.
The next platform and medium will be even more immersive, an embodied internet where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the metaverse. And you're going to be able to do almost anything you can imagine. Anything you can imagine. Quindi questi dispositivi ti permetteranno di sentire persino cosa succede nel mondo virtuale. Prova ad immaginare. Immagina di sentire cosa tu stia vedendo. Quindi come potrebbero Satana e i suoi servitori usare tali nuovi dispositivi per inventare nuovi modi di peccare? Porno virtuale e porno aumentato. Vedi, in un futuro non lontano, le persone non guarderanno solo il porno. No, loro ci saranno dentro e lo sentiranno. Con lo sviluppo dei dispositivi di realtà virtuale aumentata, gli utenti saranno capaci di sentire le interazioni che incontrano. E quindi, se sei uno che pensa di aver problemi con il porno ora sull'iPad o sul smartphone, non hai ancora visto niente. Aspetta solo che questa nuova tecnologia esca. Le persone saranno schiavizzate a tal punto che preferiranno il peccaminoso mondo virtuale. Noi questo lo possiamo vedere anche oggi. Guarda solo al videogioco Grand Theft Auto Online. È una sorta di anteprima di ciò che sta arrivando e non è ancora nemmeno virtuale. Ma ci sono già persone che trascorrono più ore della loro vita in quel gioco che nella vita reale. Quando si guarda alla direzione che il mondo prende, capisci perché Dio dice «Fuggi!» Fuggi ora finché puoi, perché quelli presi e dipendenti da riviste e video porno non avranno alcuna possibilità quando il porno virtuale colpirà il mercato. Questo, amici miei, questo è l'inizio di una forma di iniquità che non abbiamo mai visto. Un'iniquità virtuale. Sarà in grado di coinvolgerti nelle immaginazioni peccaminose del tuo cuore. What would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Solo per fare un'illustrazione di come sarà il futuro dell'iniquità virtuale, guarda questo. Ecco Danny e il suo amico Carl. Sono due amici che amano giocare ai videogiochi. Non ha di sbagliato in questo. Loro stanno giocando solo ogni tanto per alleviare un po' di stress. Hanno apprezzato soprattutto i giochi di combattimento. Beh, col passare degli anni e col passare del tempo, così anche la tecnologia. C'è questo nuovo dispositivo di realtà aumentata che portano i videogiochi ad un altro livello. Quindi Carl ha acquistato uno di questi dispositivi per Danny, come regalo, dicendo: «Ehi amico, devi assolutamente provare questo. Ti permetterà veramente di entrare nel gioco e potrai sentire quello che i personaggi stanno facendo». Quindi quella notte Danny prova questo dispositivo. Seriously, man, it's insane. You're gonna freak. Okay, what do I do? All right, put the game chip in. Done. Now grab the disc and stick it upside the head. Done. Okay. 3, 2, 1. Think. Oh my God. Oh,
This is crazy. No. Danny! La nuova tecnologia permette alle loro menti di sentire veramente come se si trovassero nel videogioco. Sono in grado di sentire cosa succede in quella realtà virtuale. E anche se questo dispositivo è stato creato per essere qualcosa di divertente, per intrattenere, l'immaginazione malvagia del loro cuore li porta a qualcosa di peccaminoso. Idee profonde e lussuriose che in realtà non erano mai state attuate, improvvisamente sono venute in superficie. Non furono più gli stessi dopo. E anche se Danny era sposato, si rese conto che ora aveva sperimentato qualcosa di meglio di qualsiasi cosa sua moglie potesse dargli. Era come se avesse preso la sua prima dose di droga. Era affascinato. E ogni notte lui e Carl entravano in questo mondo virtuale, dove esploravano la sensualità e si abbandonavano a tutto ciò che volevano. E purtroppo, in questa generazione, un destino molto simile è all'orizzonte per molti. E finché c'è ancora tempo, mentre le nostre menti non sono state completamente alterate chimicamente dai progressi tecnologici in arrivo, Gesù sta cercando di purificarci e sta dicendo: esci da essa ora. Lui ci sta chiamando ad un pieno e completo pentimento, perché questo mondo sta andando in un posto sempre più oscuro, dove c'è sempre stato illimitata iniquità e peccato. Il problema del peccato è questo. Dio non etichetta le cose come peccato solo per renderci la vita difficile, no. Dio etichetta le cose come peccato per tenerci in vita e prosperare per il suo regno. Il peccato è tutto ciò che va contro la volontà di Dio per i suoi figli. Ci vuole vivi, ci vuole in missione come ambasciatori del suo regno. Quindi questo è il motivo per cui, ad esempio, la gola è un peccato, perché porta alla dipendenza da cibi che ti uccideranno e alla fine ti renderanno inefficace per il regno di Dio. Dio etichetta il peccato di fornicazione, perché? Beh, perché viene insieme ad uno stile di vita e malattie che alla fine ti uccideranno e ti renderanno inefficace per il regno di Dio. Quindi ricorda, Dio ti avverte per quanto riguarda il peccato. Dio cerca di tenerti in vita in modo che tu possa operare efficacemente su questa terra per il regno di Dio. Quando Gesù era qui, naturalmente conosceva l'importanza di tutto questo, ed è per questo che non ha addolcito le conseguenze dell'essere schiavo del peccato. Ne parlò audacemente, ferocemente. Guarda cosa disse Gesù. Gesù rispose: in verità vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, ma il figlio vi resta sempre. E se la tua mano destra ti è occasione di scandalo, tagliala e gettala via da te. Conviene che perisca uno dei tuoi membri piuttosto che tutto il tuo corpo vada a finire nella ghenna. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di fare perire sia l'anima e il corpo nella ghenna. Il Figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti i scandali e tutti gli operatori di iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore dei denti. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco che sei guarito. Non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio.
E così Gesù ha sottolineato sia le conseguenze eterne che temporali del peccato. Ha voluto che i suoi seguaci disprezzassero il peccato tanto quanto lui. Nel libro dell'Apocalisse, Gesù dà un messaggio attraverso Giovanni alle sette chiese, da notare il suo tono verso coloro che erano tiepidi. Io conosco le tue opere, che tu sei né freddo né caldo, o fossi tu freddo o caldo, così, perché sei tiepido e non sei né freddo né caldo, io sto per vomitarti dalla mia bocca. Questo è un linguaggio forte. Io riprendo e castigo tutti quelli che amo. Abbi dunque zelo e ravvediti. E poi chiude qui il dialogo dicendo: chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. E gli studiosi notano che dice questo perché questo avvertimento contro l'essere tiepidi è davvero per tutti coloro che fanno parte della Chiesa, il corpo di Cristo. E quindi questo Gesù severo che vediamo nelle scritture non è proprio coerente con il dolce, amorevole Gesù che viene predicato dai movimenti progressisti o nella cultura popolare. No, il Gesù della Bibbia, pur essendo amorevole, è anche feroce e prende sul serio il peccato. Un re coraggioso che si aspetta che i suoi servi obbediscano. Gesù ha parlato dell'inferno e ne dà una rappresentazione spaventosa di esso nella storia del ricco e Lazzaro. In Luca capitolo 16, Gesù racconta la storia di un uomo ricco che visse molto egoisticamente, banchettò e visse nell'abbondanza e nel lusso. Probabilmente era un ghiottone e non avrebbe mai risparmiato nulla per aiutare coloro che erano meno fortunati. E Lazzaro, un medicante storpio che era coperto di piaghe, chiedeva spesso l'elemosina all'uomo ricco, chiedeva anche solo una briciola, ma il ricco naturalmente ignorò le sue richieste. Così alla fine venne il tempo in cui Lazzaro morì. Anche se viveva sulla terra in povertà, trascurato da molti, quando morì fu scortato dagli angeli in un luogo di pace. Dove si trovava padre Abramo. Ora, quando il ricco è morto, anche se era fondamentalmente una celebrità in vita, dopo la morte non era degno di essere scortato dagli angeli. No, si è trovato nel Ade. Cos'è l'Ade? Ade è una delle tante parole greche che spesso traduciamo nella parola italiana inferno. Alcuni studiosi credono che non sia un riferimento al lago di fuoco o alla Ghenna, che avverrà dopo il giudizio finale. No, questo si riferisce ad un altro stato. E inoltre, devo dire che alcuni sostengono che questa storia potrebbe non descrivere esattamente come sarà letteralmente dopo la morte. Ma altri sottolineano anche che quando guardi tutte le storie di Gesù e anche le sue parabole, ha sempre descritto in modo realistico situazioni verosimili. E quindi, indipendentemente dal fatto che questa storia sia avvenuta o meno, possiamo essere certi che Gesù sta cercando di comunicare molte cose da esso. Una di quelle è che quando Lazzaro morì, un uomo umile che era nella grazia di Dio, fu premiato e andò nello stesso posto come Abramo.
Ma questo uomo ricco che ha vissuto una vita peccaminosa non è riuscito a farla franca con il suo egoismo, no. Si trovò nel tormento e nel racconto si dice che alzò gli occhi e vide Lazzaro, quel medicante che maltrattava, essere in pace. Wow. In pratica poteva vedere qualcuno a cui ha fatto un torto nella vita che ora era consolato, mentre lui era in agonia. Immagina di essere all'inferno e di poter vedere coloro che hai offeso nella vita, che vengono confortati. Così è come lo descrisse Gesù. E così il ricco vede Lazzaro con Abramo e grida e dice: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali. Ora invece lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Una cosa che impariamo qui è che dopo la morte era in grado di ricordare le sue malfatte ed era in fiamme e voleva anche l'acqua per rinfrescarsi la lingua, e così ebbe sete. Ora ragiona un attimo. Questo è molto interessante perché il suo corpo è morto, ma ovviamente è in forma spirituale nell'Ade. Ma ha ancora desideri corporei come spirito. Alcuni suggeriscono che parte dell'agonia dell'inferno è che molte di quelle voglie corporee saranno ancora presenti nel regno degli spiriti. Le voglie ci saranno ancora, ma rimarranno insoddisfatte. Quindi considera questo. Chiunque brami qualcosa come la lussuria, beh, potresti anche non cedere ad essa ora, perché se andassi all'inferno, la brama sarebbe ancora lì, ma non saresti in grado di cedere ad essa. È come se già da ora potresti abituarti a non cedere in questo breve frammento di tempo. E naturalmente, grazie a Dio, noi che siamo della sua parte, nel corpo di Cristo, abbiamo la promessa che un giorno saremo resuscitati in un corpo santo e immortale. E non avremo gli stessi impulsi e lotte corporee che hanno gli attuali corpi carnali. Puoi vederla anche in un altro modo. Quando ti penti dal peccato nella vita, puoi sperimentare come sarà dopo la morte, senza brama. Ma quando indulgi nel peccato durante la vita, finisci per sperimentare un al di là con la brama, con i desideri carnali, ma che rimarranno insoddisfatte. Capisci? E questo è uno dei motivi per cui gli spiriti maligni vogliono sempre possedere le persone e cercano di convincerle a fare ogni sorta di comportamento malvagio e subdolo. Perché? Perché gli spiriti maligni bramano ancora, hanno ancora desideri, ma sono insoddisfatti. Quindi cercano di entrare nel tuo corpo e farti soddisfare le loro concupiscenze. Questo è davvero profondo e potremo davvero approfondire tutto questo, ma per essere brevi possiamo vedere chiaramente nella storia appena vista qui le conseguenze dell'indulgere in comportamenti empi. E mentre leggi ulteriormente la storia, menziona che questo uomo ricco è stato in grado di vedere la sua famiglia e che lui stava supplicando, sperando che qualcuno condividesse semplicemente la verità con loro, perché non voleva che si unissero a lui nella sua terribile agonia.
amico. L'inferno è reale. E tutti noi abbiamo molto lavoro da fare per condividere la verità con questo mondo. E così Gesù, che conosceva la gravità di questo e dell'ira di Dio, ne parlò. E forse una delle affermazioni più sconvolgenti di Gesù riguardo al peccato è quando avvertì i falsi seguaci. Matteo capitolo 7. Gesù si trovava con i suoi discepoli parlando di come riconoscere coloro che lo seguono veramente e disse: dai loro frutti li riconoscerete. E fa anche loro sapere che quando tornerà, molti che pensavano di essere suoi seguaci sentiranno qualcosa di inaspettato. Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Ed infatti, molti mi diranno quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel tuo nome e cacciato demoni nel tuo nome e compiuto molti miracoli nel tuo nome? Io però dirò loro chiaramente: non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. E quando guardiamo la parola usata qui per iniquità nel greco, usa la parola anomia, che si traduce come iniquità, peccato contro la legge di Dio. Ricordati, Dio è il re. I re hanno governi e i governi cosa hanno? Leggi. E Dio ha messo la sua legge dentro i nostri cuori. E così quelli che hanno infranto regolarmente la legge di Dio o la sua volontà, a loro Gesù dice, come abbiamo detto, allontanatevi da me. Ora la domanda è: a chi sta parlando? Beh, ci sono varie prospettive su questo. Mi schiero con gli studiosi che sosterrebbero che qui non si riferiscano agli atei. Perché dice che queste persone diranno: Signore, Signore. Gli atei in genere non chiamano Gesù Signore. E dice che queste persone sostenevano che nella loro vita stavano scacciando demoni in suo nome, compiendo miracoli in suo nome. E sappiamo tutti che gli atei non vanno in giro a fare i miracoli nel nome di Gesù. Quindi chiaramente dal linguaggio utilizzato qui si rivolge a persone che pensavano di essere credenti e si definiscono credenti, ma in realtà non lo hanno mai veramente conosciuto. Come dice: allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuto. Ed è una sorpresa? Voglio dire, ci sono molte persone che pensano di essere credenti. Quando molti protestanti venivano bruciati sul rogo, i responsabili della loro morte pensavano di essere credenti. Molti degli schiavi picchiati con le fruste avevano padroni crudeli che pensavano di essere credenti. Oh sì! E oggi ce ne sono molti che fanno miracoli, giusto? Insegnando falsi vangeli che pensano di essere credenti. E quindi chiaramente solo pensare di essere credenti non equivale a conoscerlo veramente. Allora, come facciamo a dire che uno lo conosce veramente? Che uno vive una vita con lui e ha una relazione con Dio? Ebbene, come disse Gesù, li riconoscerete dai loro frutti. Ora, è importante ricordare che questo testo in realtà non riguarda l'importanza delle opere. Perché ricordate, queste persone che sono state respinte da Gesù qui hanno cercato di parlare delle loro opere davanti a Gesù, giusto? Sai, hanno parlato di tutte le cose che hanno fatto, di tutti i demoni che hanno scacciato, di tutti i miracoli, di tutte le profezie che hanno fatto.
hanno parlato di tutte le opere cercando di mettere le loro opere davanti a Gesù, ma lui continuava a dire che non li conosceva. E quindi il testo non riguarda le opere. No, il testo riguarda di conoscerlo veramente ed essere conosciuti da lui. Vedete, quando qualcuno è veramente nato da Dio, certo, le buone opere usciranno dalla loro vita, ma inoltre non saranno praticanti o operatori di iniquità. Lo metto in un altro modo. Fondamentalmente, l'evidenza che uno è veramente seguace di Cristo è il frutto che porta. Gesù qui insegna che coloro che credono veramente, che lo conoscono veramente, lo fanno naturalmente tramite lo Spirito Santo, mediante il quale sono stati rigenerati e fatti nuove creature, e per opera santificante e continua dello Spirito Santo, loro cambiano vita e il modo di comportarsi, comincerà a conformarsi alla volontà di Dio. Questo è noto come santificazione. Quindi questo passaggio, ancora una volta, non riguarda le opere, no. Cos'è? Il campanello d'allarme per far sì che l'ascoltatore regga uno specchio e analizzi davvero il suo cammino. Mostra il loro frutto, mostra che lo conoscono veramente, dicendo solamente Signore, Signore, non sempre indica un cuore veramente pentito. Ora, questo significa che se sei un credente e commetti un certo peccato un certo numero di volte, allora verrai messo in una categoria in cui sentirai allontanatevi da me? Beh, non credo che questo sia il punto. Credo il punto sia quando appartieni veramente a Dio, ad un certo punto del tuo cammino di santificazione, comincerai a vivere in un modo onorevole davanti a Dio. Ad un certo punto smetterai di vivere per il peccato. Guarda, c'è differenza tra chi non è all'altezza e si ritrova a peccare a volte, come facciamo tutti, e chi vive per il peccato, e chi ne è schiavo del peccato. Do you believe in God? Yeah, I believe in God. Praticamente non si sono mai veramente pentiti. Ascolta, il pentimento non è solo una dichiarazione che fai. Il pentimento è un percorso che fai. La versione standard inglese della Bibbia di studio fa notare che si tratta di voltarsi dal proprio modo di pensare e di vivere ad un nuovo modo. Spesso nel greco del Nuovo Testamento fa riferimento di voltarsi dal peccato a Dio. Pentirsi significa che stavi andando in una direzione, ma poi ti fermi, ti giri e vai nell'altra direzione. Quindi non è una svolta di 360 gradi, no, è una svolta di 180 gradi. E quindi davvero, l'evidenza che uno sta veramente seguendo Cristo è che si è veramente nati da Dio e che vedrà i frutti dello Spirito nelle loro vite, e loro semplicemente non si accontenteranno di essere schiavi del peccato. Loro combatteranno, resisteranno, perché diventeranno qualcuno che detesta il peccato e perché proprio non vogliono deludere il loro Padre nel cielo. E naturalmente a volte possono inciampare come facciamo tutti, ma non gettano la spugna e si arrendono. No, sono determinati a combattere contro la carne perché sono, cosa? Un vero seguace di Cristo. Ora, come un falso seguace? Beh,
In realtà otteniamo un ottimo esempio del modello di falso seguace dalla vita di Giuda. Gesù disse che sarebbe stato meglio se Giuda non fosse mai nato. Quindi vediamo cosa è successo con lui. Giuda, ad un certo punto, chiamò Gesù Signore. Predicò a molti riguardo lui, scacciò demoni in suo nome, ma alla fine fu sviato da Satana. Come? Beh, perché in primo luogo non era mai appartenuto veramente a Cristo, a quanto pare. La scrittura rivela che Giuda stava seguendo Gesù solo per il denaro. È vero, era tutta una questione di soldi per Giuda. Ricorda, quando viaggiava con Gesù da un posto all'altro, rubava segretamente denaro ai discepoli per tutto il tempo. Ed è stato il suo amore per il denaro che alla fine lo ha portato a tradire Gesù, perché il suo cuore non era nel posto giusto fin dal principio. E quindi questo mostra un legame tra coloro che non sono veramente di Dio e coloro che lo seguono solo per ottenere denaro? Penso che alcuni di voi sappiano già dove sto andando. In Matteo 7, quando Gesù stava parlando di come individuare i suoi veri seguaci, metteva in guardia non solo contro i falsi discepoli, ma metteva sempre in guardia contro i falsi profeti. Maestri che vengono a voi come lupi travestiti da pecore. Ed è interessante perché quando ti guardi intorno, scopri che gli stessi falsi maestri oggi attraggono le persone a Cristo. Con promesse di salute e ricchezza, di solito sono gli stessi maestri che non parlano mai di pentimento e delle conseguenze del peccato. Non parlano mai dell'inferno. E quindi quello che succede è che un sacco di persone vengono a Gesù pensando che Egli le renderà ricche. E spesso si ritrovano a fare cose come abusare della grazia, praticare il peccato, non prenderlo sul serio. E quindi di conseguenza molte di queste persone sono probabilmente gli stessi tipi di persone che sentiranno "Allontanatevi da me, voi operatori di iniquità. Non vi ho mai conosciuto." Perché? Perché esattamente come Giuda, loro furono condotti in una relazione di interesse con Dio, piuttosto che in una relazione genuina con Dio. Come Giuda, lo seguiva per i soldi, e quindi ovviamente non mostravano i frutti della giustizia, ovviamente non erano veramente pentiti, perché davano la priorità a ricevere da Dio piuttosto che consegnare completamente la propria vita a Dio. Quindi fondamentalmente questi sono gli stessi tipi di persone che non si sono mai veramente pentite, e questo è purtroppo ciò che accade quando hai falsi insegnanti che predicano falsi vangeli. Finisci con falsi seguaci di Cristo, persone che non lo hanno mai veramente conosciuto. L'apostolo Paolo, anche lui non aveva paura di parlare con audacia delle conseguenze della pratica del peccato. Guarda cosa scrisse alla chiesa di Galati: "Ora le opere della carne sono manifestate e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho già detto, vi preavviso, chi fa tali cose non erediterà il regno di Dio." Ora, quando fai clic sulla nota a piè di pagina qui, vedi che in greco è tradotto effettivamente questa frase qui come "coloro che fanno una pratica di cose come queste", capisci? Come abbiamo detto prima, c'è una differenza tra qualcuno che inciampa nel peccato, come facciamo tutti, e colui che pratica il peccato.
E quindi cosa significa fare pratica di qualcosa? Beh, scaviamo un po' più a fondo a guardare qui la parola usata nel greco originale. Quando vai su strumenti, vediamo che dice letteralmente coloro che praticano. E la parola greca usata per questo è prasso o prasontes. E quando clicchiamo sulla definizione della parola, significa praticare. Cioè fare qualcosa ripetutamente o abitualmente. E dice, quindi diverso dalla parola qui, la parola per fare in greco, che si riferisce ad un singolo atto. No, la parola greca qui non si riferisce a fare qualcosa solo una volta. Questo si riferisce a uno schema ripetuto e abituale. Wow. Questa parola prasso riguarda uno schema abituale, uno stile di vita, e quindi l'Apostolo Paolo qui avverte la Chiesa e dice di averli avvertiti ripetutamente che coloro che praticano cose come queste non erediteranno il regno di Dio. Anche Giovanni fa una dichiarazione simile riguardo alla pratica del peccato. Scrive, colui che persiste nel commettere il peccato proviene dal diavolo, perché il diavolo pecca fin da principio. Per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque nato da Dio non persiste nel commettere peccato, perché il seme divino rimane in lui e non può persistere nel peccare, perché è nato da Dio. Quindi questo dà ulteriore attendibilità all'argomento secondo cui coloro che deciderebbero volontariamente di essere schiavi di una pratica abituale o del peccato, in primo luogo, non lo hanno mai veramente conosciuto. Come scrisse Giovanni, chiunque rimane in lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha mai visto, né l'ha conosciuto. Ora, di nuovo, sappiamo che Giovanni qui non stava dicendo che se hai mai peccato di non aver mai conosciuto Dio, perché solo due capitoli prima scrisse, se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E lui va avanti e dice, se confessiamo i nostri peccati, Egli, che è fedele e giusto, ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa. E quindi è d'accordo sul fatto che tutti pecchiamo. Tutti noi in Cristo siamo in cammino di santificazione verso la santità di Dio. E in quel cammino ci saranno momenti in cui inciamperete e peccherete. Giovanni lo riconosce, e così quando dice, coloro che praticano il peccato non hanno mai conosciuto Gesù. Ovviamente sta facendo la differenza tra coloro che peccano contro coloro che ne sono dominati, che sono diventati schiavi del peccato. Vedi? C'è una differenza. E così mentre studi le parole di Cristo, Egli chiarisce che coloro che sono veramente nati da Dio rimarranno e dimoreranno in Lui e porteranno buoni frutti. Ebbene, Paolo ha parlato dei frutti dello Spirito, giusto? Amore, gioia, pace, pazienza, eccetera. E quindi, qual è il segno numero uno che dimostra che qualcuno sta veramente dimorando in Cristo e che è un suo seguace? Bella domanda. Beh, nota cosa dice Gesù. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo tolgo. E ogni tralcio che porta frutto, lo pota, perché porti più frutto. Ora, scaviamo più a fondo. Quando clicchi su strumenti, la parola greca usata qui per pota è la parola katairo. E questo significa potare,
pulire, purificare da sporcizia e impurità. E quindi Gesù Cristo dice che quelli che rimangono e dimorano in Lui, il Padre nel cielo non li lascia dove sono. Lui cosa fa? Lui ti modella, rimuove sporcizia e impurità della tua vita, che è il processo di santificazione, quando rimani in Lui. Dio ti porta ad essere più simile a Cristo, affinché portiate ancora più frutti di giustizia. E quindi è bene ricordare che l'epurazione, la santificazione dello Spirito Santo è un processo. E quindi quando inciampi e pecchi, non gettare la spugna. No, perché finché mantieni la fede e rimani e dimori in Gesù Cristo, puoi sperare che Dio non abbia ancora finito con te. Ti sta ancora potando, ti sta ancora epurando, sei ancora in quel viaggio di santificazione affinché tu sia più produttivo per il regno. E così come disse Gesù in Giovanni 15, rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. E così quando Paolo scrisse del frutto dello Spirito, stava descrivendo le cose che vedrete da coloro che dimoreranno veramente in Cristo. Ancora, come disse Gesù, io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. Poi lui disse questo, chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca. E guarda qui, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco che lo bruciano. Utilizza un linguaggio molto serio e corrisponde a quanto dice Gesù in Matteo. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco, che è una metafora del giudizio finale. Vediamo che Gesù allude ulteriormente a questo concetto di essere gettato nel fuoco in Matteo 13, quando dice che alla fine dei secoli gli angeli verranno con lui e i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti gli operatori di iniquità e li getteranno nella fornace ardente dove sarà pianto e lo stridore dei denti. E so che qualcuno là fuori sta davvero lottando con tutto questo. C'è qualcuno là fuori che sai che ami Dio e sai che vuoi stare dalla sua parte, vuoi obbedirgli, e se solo potessi azionare un bottone e smettere di peccare, lo faresti. Ma certi peccati, certe abitudini ti tengono in catene e tu vuoi solo essere libero da tutto questo. Bene, sono qui per dirti che c'è speranza. C'è speranza. Per quelle persone là fuori, sai che Dio è stato molto paziente con te. Voglio dire, sei ancora vivo e mi stai ascoltando in tutto questo. Dio è stato così paziente con te e uno dei motivi è perché sa che, numero uno, lo ami veramente. E numero due, sa fino a che punto la chimica del tuo corpo e del tuo cervello è cambiata a causa di certe abitudini. E quindi Dio sa che la tua lotta non riguarda solo il fatto che tu non vuoi fare la sua volontà, o non si tratta di non amarlo abbastanza. Vedi, Dio sa che molti di voi combattono fisicamente ogni giorno. Alcuni di voi là fuori sperimentano letteralmente dolore fisico, dolore d'astinenza.
al punto che non potete nemmeno muovervi nella vostra lotta contro il peccato. E Dio lo sa. E questo non è raro. L'astinenza fisica si verifica quando stai combattendo la dipendenza dal porno. Succede quando stai combattendo la dipendenza dal cibo, dipendenza da alcol, dipendenza dalle droghe, dipendenza dai videogiochi e molte altre cose che potrebbero non essere nemmeno peccaminose, come la dipendenza dal caffè. Questo è solo il modo in cui funziona la dipendenza. E così tanti di voi là fuori potrebbero essere caduti in un'abitudine che ha creato uno squilibrio chimico nel vostro corpo e nel vostro cervello, al punto in cui provate dolore fisico ogni volta che vi astenete da quel comportamento. E Dio lo capisce, lo sa. E quindi, amico, la buona notizia è che Dio non ti lascerà dove sei, perché ha creato il corpo per essere in grado di avere una chimica cerebrale che può essere invertita indipendentemente dalla dipendenza. Uno squilibrio chimico può essere curato, può essere invertito. E quindi renditi conto che in gran parte l'interruzione della dipendenza è il motivo per cui ti trovi in una tale lotta. E quindi per molti di voi non si tratta di non amare Dio. Lo ami, ma sfortunatamente ora stai lottando fisicamente. Quindi la cosa incoraggiante da ricordare è che i sintomi dell'astinenza non durano per sempre. E Dio, tuo Padre, è al tuo fianco, tifa per te e Lui sta per tirarti fuori. E quindi se mai inciampi e pecchi per un po' e hai sviluppato delle abitudini, ma oggi sai che Dio ti sta chiamando a voltarti, a cambiare strada, beh, è tempo. È ora di entrare in modalità guerriero. Tira su gli stivali e abbraccia l'onore di supportare l'astinenza per combattere contro la carne. Questa è la mentalità che vincerà questa cosa. Devi essere disposto ad arruolarti in questa lotta. E quando decidi di pentirti, mentre continui a resistere al peccato fino al punto di sudare durante la notte e provare dolore, indovina cosa succede. Dio non ti lascia solo in quel punto, no. Lo Spirito Santo ha un modo di darti sollievo e riempirti ancora di più di sé, per darti la forza di cui hai bisogno per superare la lotta. E le catene si spezzeranno. Quindi impegnati nel processo dell'astinenza e osserva solo ciò che Dio fa. Quando Dio vede che sei disposto ad affrontare il dolore e combattere per ciò che è giusto, ha un modo per sollevarti da quella fossa e darti potere attraverso il suo Spirito Santo. Quindi, se ti senti come se fossi stato schiavo del peccato, quali sono alcuni passi per pentirsi da questo ed uscirne? Bene, prima di tutto, numero 1, scappa. Scappa da esso. Qualunque cosa stia iniziando a cambiare l'alchimia della tua mente e sta cercando di portarti alla dipendenza, sbarazzatene. Sbarazzati da tutte le tracce. Sbarazzati dalla tua dispensa, dal tuo computer, dai tuoi dispositivi, dalle tue case, fuori dalla tua vita. Non dare al tuo corpo un facile accesso al peccato. Vedi, fuggire è necessario per impedirti di abbreviare il processo dell'astinenza. Perché non c'è modo di aggirarlo, devi passarci attraverso. Guarda, se sai che sei stato intrappolato o assuefatto da qualcosa, di qualche peccato della carne, e non provi alcun tipo di sintomo di astinenza, è probabile che tu non l'abbia veramente interrotto. Perché quando fuggi davvero, oh, lo senti, devi fuggire. Se hai a che fare con il porno, puoi fuggire tagliando completamente tutto ciò che attira la tua mente con immagini lussuriose e non fermarti qui. Puoi davvero fuggire anche quando smetti di praticare l'autoerotismo.
Se hai un problema con le sostanze, non solo taglia fuori la sostanza, ma stai lontano dalle persone e dai luoghi in cui eri solito essere in compagnia quando facevi uso di quelle sostanze. Hai una lotta con la gola e la dipendenza dal cibo? Beh, non tagliare fuori solo il cibo particolare con cui hai difficoltà, ma smetti anche di mangiare e bere cose che hanno le stesse proprietà e ingredienti che creano dipendenza dal cibo con cui combatti. Perché anche quando tagli fuori un alimento, potresti comunque ottenere quelle reazioni chimiche nel tuo cervello da qualcos'altro. Vedi? Quando scappi davvero e fai una svolta completa di 180 gradi, avrai una sorta di sintomo di astinenza. Che si tratti di mal di testa o sbalzi d'umore, tristezza, incapacità di alzarti dal letto, sudorazione. A seconda di cosa eri dipendente, può andare male, ma quando abbracci quel processo, sapendo che è temporaneo e che lo Spirito Santo ti darà forza per essere disposto a combattere la carne, quando lo ricorderai, resisterai. Numero 2. Una volta che scappi, hai bisogno di motivazione per non gettare la spugna quando la dipendenza prende il sopravvento. Studia cosa dice Gesù sul peccato. Cosa dice Gesù sul seguirlo, sul lasciare questo mondo alle spalle, sull'essere tiepidi. Studia cosa disse Gesù sull'inferno. Studia cosa disse Gesù nelle sue parabole su come un re regola i conti con i suoi servi e cosa succede ai servi che non hanno fatto la volontà del loro padrone e hanno sperperato ciò che era loro affidato. Questo ti motiverà a resistere. Quando ti nutri di ciò che la Bibbia dice sul peccato, ti ricorderà perché stai combattendo, il che, ovviamente, ti darà perseveranza fino al termine del periodo di astinenza. Numero 3. Fai il lavaggio del cervello. Porta la tua mente fuori dal mondo e nel regno. Come si fa a farlo? Ebbene, come è scritto, pensate alle cose di lassù e siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente. Devi essere disposto a lavare via la sporcizia nella tua mente con la parola. Inonda la tua mente con contenuti sul regno, video biblici, sermoni su YouTube, musica del regno, sani ministeri e lentamente ti farai nel modo attivo il lavaggio del cervello. Vedete, a tutti noi è stato fatto un lavaggio del cervello, o con la sporcizia del mondo o con la fede della parola. E quindi ora è il momento di non lasciare che la società di videogiochi, l'industria del porno e la musica malvagia ti faccia il lavaggio del cervello. No, se ti verrà fatto un lavaggio del cervello, prendi il comando e fallo a te stesso con contenuti che ti indurranno a Dio. Con qualunque cosa nutrirai costantemente la mente, quello diventerai. E così devi individuare quello che vuoi diventare e nutrirti con quello e guardare il cambiamento che inevitabilmente avrà luogo. Gesù ci chiama al pentimento. Ne ha parlato tanto la parabola del figlio prodigo. Ricorda, c'era un figlio che ha ricevuto molti soldi da suo padre ed era così entusiasta. E poi se ne andò e iniziò a vivere nel peccato, finché non toccò il fondo. E poi finalmente tornò in sé. E cosa fece? Ebbene, si è pentito, è tornato, ha preso una svolta di 180 gradi, è tornato ed è andato a casa. E in realtà si è vergognato di tornare a casa perché pensava che sarebbe stato punito. Invece, suo padre era così felice di vederlo tornare a casa. E gran parte di quella storia era per illustrare come quando ci pentiamo e ci voltiamo e torniamo da nostro padre Dio. Lui non ti respinge, no. Proprio come nella storia, quando ti vede mentre torni a casa, corre a salutarti. Questo è il cuore del nostro Padre nei cieli.
E quindi se ti sei trovato lontano da Dio, nel peccato abituale, Dio sta dicendo, torna a casa, proprio come quel figlio prodigo, e Dio correrà da te e ti accoglierà a braccia aperte. Noi non gettiamo la spugna, rifiutiamo di essere schiavi del peccato. Siamo disposti a combattere la carne, perché siamo un popolo che si pente.